Beatificationis et canonizationis servi Dei Iosefi Lazzati, laici consecrati, super virtutibus. La croce è scuola di ogni virtù, di povertà, di umiltà, di mortificazione, di pazienza, di fortezza e, per dirla in una parola, di carità, radice e corona di ogni virtù. Queste parole fanno parte di una lettera scritta dal servo di Dio Giuseppe Lazzati durante la prigionia nel campo di concentramento di Oberlangen, il 7 aprile 1944, Venerdì Santo. Esse esprimono con sintetica efficacia il suo percorso spirituale, sempre orientato alla ricerca della perfezione cristiana. Il servo di Dio nacque a Milano il 22 giugno 1909. Educato in una famiglia di profondi sentimenti religiosi, nel 21 si iscrisse all'associazione studentesca Santo Stanislao, che costituirà un'esperienza importante per la sua formazione umana e cristiana. Iniziò a farsi sempre più urgente in lui la vocazione alla santità, da lui considerato come risposta responsabile a una vita di fede integralmente vissuta. Nel 1931 si laureò in letteratura cristiana antica e nello stesso anno divenne assistente universitario. Viene poi chiamato a collaborare con la Federazione della Gioventù Cattolica Ambrosiana e nel 1931, durante un corso di esercizi spirituali, maturò la scelta del celibato consacrandosi a Dio nel mondo. Nel 1938, primo tra un gruppo di amici, diede vita al sodalizio di laici consacrati denominato Milites Christi, che successivamente assumerà il nome di Istituto Secolare Cristo Re. Nel 1934 venne nominato presidente diocesano della Federazione della Gioventù Cattolica. In questi anni di fervido impegno, il servo di Dio rifletté profondamente sulla responsabilità dei laici nella Chiesa e nel mondo e operò per concretizzare nella realtà secolare una presenza specificamente cristiana. La sua fede fu accompagnata e alimentata da un costante studio teologico che, oltre alla patristica, trovò soprattutto nel pensiero di Tommaso d'Aquino e di altri intellettuali cristiani un punto di riferimento anche per l'impegno politico, orientato a quello che egli definiva l'umanizzazione dell'uomo. Ufficiale degli Alpini durante il conflitto mondiale, con l'armistizio dell'8 settembre 1943, rifiutata per fedeltà alla patria l'adesione alla Repubblica Sociale, venne internato in campi di concentramento nazisti, dove testimoniò la sua fede e alimentò quella dei compagni di prigionia. Rientrato a Milano il 31 agosto 1945, il servo di Dio si dedicò con rinnovata passione all'insegnamento e si coinvolse nella ricostruzione morale e civile del paese, partecipando alle missioni religioso-sociali dell'Azione Cattolica, senza disdegnare l'impegno politico. Alle prime elezioni di Milano venne eletto consigliere comunale e nel 1946, durante il primo congresso nazionale della Democrazia Cristiana, consigliere nazionale e membro della direzione. Nello stesso anno fu eletto anche all'Assemblea Costituente, all'interno della quale diede un significativo contributo per l'elaborazione della Costituzione della Repubblica Italiana e nel 1948 deputato al Parlamento. Si dedicò inoltre a iniziative formative quali l'Associazione di Cultura Politica Civitas Humana, la nascita dei gruppi Servire e la fondazione della rivista Cronache Sociali. Nel 1953 si ritirò dalla vita politica attiva,
rendendosi disponibile per alcune diaconie ecclesiali e accettando la direzione del Quotidiano Cattolico d'Italia. Nella sua ricca personalità si delineavano chiaramente le dinamiche della spiritualità laicale, che avrà modo di esprimersi compiutamente alla luce del Magistero del Vaticano II. Uomo di grande umanità e di profonda cultura, Giuseppe Lazzati si lasciò costantemente guidare da uno sguardo di fede e da una visione soprannaturale della vita, alimentata dalla preghiera, dalla meditazione e dallo studio. La sua spiritualità si connotava per una spiccata dimensione cristocentrica che, compendiata nel mistero pasquale, si esprimeva in una condotta ascetica, educata alla scuola della croce, soprattutto nei tempi delle prove più dolorose. Alla meditazione della parola di Dio e al sacramento eucaristico, ricevuto nella comunione quotidiana e adorato nelle lunghe soste davanti al tabernacolo, attingeva forza per il quotidiano esercizio delle virtù e rinnovava nella speranza la sua instancabile operatività, soprattutto nell'ambito della carità politica. Nel 1968 venne nominato rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel pieno delle contestazioni studentesche, il servo di Dio mantenne la carica di rettore per 5 mandati triennali, fino al 1983. Sotto la sua guida, l'Ateneo dei Cattolici Italiani, in continua fase espansiva, fu costantemente sollecitato a una rinnovata progettualità, nel segno di un più intenso dialogo fra ricerca scientifica e fede, di una maggiore apertura ai problemi della società e di un forte legame operativo con la Chiesa italiana. Terminato il rettorato, durante il quale non aveva mai trascurato un'intensa animazione vocazionale, volle dar vita all'Associazione Città dell'Uomo, un progetto politico al servizio del bene comune e dello sviluppo integrale della persona. Si spense il 18 maggio del 1986 a causa di un male incurabile che lo aveva segnato già da alcuni anni. In virtù della fama di santità, dal 17 dicembre 1994 al 14 dicembre 1996, presso la Curia Ecclesiastica di Milano fu celebrata l'inchiesta diocesana, la cui validità giuridica è stata riconosciuta da questa congregazione con decreto del 3 ottobre 1997. Preparata la posizione, si è discusso, secondo la consueta procedura, se il servo di Dio abbia esercitato in grado eroico le virtù. Con esito positivo, il 7 ottobre 2011 si è tenuto il congresso peculiare dei consultori teologi. I padri cardinali e vescovi, nella sessione ordinaria del 4 giugno 2013, presieduta da me, cardinale Angelo Amato, hanno riconosciuto che il servo di Dio ha esercitato in grado eroico le virtù teologali, cardinali ed annesse. Fact demum deisce omnibus rebus, sumo pontifici Francisco, per subscriptum cardinalem prefectum accurata relazione, sanctitas sua, vota congregationis de causi santorum excipiens, rata qui abens, odierno die declaravit. Costare le virtutibus teologalibus fide, spe, caritatem, tum in deum, tum in proximum, nec non de cardinalibus prudentia, justitia, temperantia et fortitudine, isque ad annexis, in grado eroico, servi Dei Iosefi Lazzati, laici consecrati, in casu et ad effectum de quo agitur. Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta congregationis de causis santorum sumus pontifex referri mandavit. Datum Rome, die quinto, mensis iulii, anno domini, bis millesimo, tertio decimo. Angelus Cardinale Amato Prefectus,
Marcellus Bartolucci a Secretis.